Buongiorno, i dati di ieri si parlano di 3 guarigioni e di 2 nuovi positivi, quindi si continua a decrescere per quanto riguarda il numero delle nuove positività in maniera considerevole. Negli ultimi giorni oramai il trend di nuovi positivi è decisamente in calo, accompagnato peraltro da un numero superiore di persone che guariscono. Sono numeri, come vedete, molto contenuti. E questo è un segnale abbastanza tranquillizzante. A Città di Castello sono scesi sotto i 120 attualmente positivi, altro segnale importante rispetto agli oltre 500 che avevamo fino a alcune settimane fa. Tiene banco ovviamente la vicenda dei vaccini, continua a insistere a costo di sembrare noioso, perché leggo da tutte le parti che si parla di vaccinare i quarantenni, benissimo, ma nel nostro territorio, in Umbria, intendo, non soltanto a Ciri Castello, ancora la campagna di vaccinazione per i 60-69enni, non mi risulta essere ancora iniziata. Tant'è vero che alcuni amici, e questo è piuttosto sconcertante, mi hanno segnalato di aver effettuato il vaccino in terra toscana, nella vicina Sansepolcro e in altre città limitrofe al confine con l'Umbria. Quindi alcune persone di Ciri Castello sono andati in Toscana perché lì sembra che i vaccini vi siano e vi siano in modo addirittura superiore al fabbisogno attuale dei cittadini residenti in quei territori. E questo indubbiamente non è un bel segnale, io ripeto, non mi piace, non voglio essere polemico, ma sa di beffa l'essere che in Italia si parla di iniziare le campagne di vaccinazioni per i quarantenni, per i cinquantenni e ancora una fascia d'età, tra l'altro anagraficamente molto molto numerosa, quella che va dai 60 ai 69 anni, non risulta essere ancora vaccinata, ancora sui portali non si può effettuare la prenotazione, così si dicono, e quindi siamo in attesa di capire, o meglio, cioè, più che di capire, aspettiamo che venga risolto questo problema che comincia a essere veramente imbarazzante. Fra l'altro dobbiamo manifestare una grande solidarietà agli operatori che con grande abnegazione sono nei centri vaccinali della nostra città, pronti ovviamente a offrire la loro prestazione professionale con grande impegno, come hanno sempre fatto, ma è chiaro che se mancano i vaccini anche gli operatori sono in palese, ovvia, incolpevole però difficoltà. Per cui rifacciamo un ulteriore appello alla Regione dell'Umbria affinché questa vicenda dei vaccini cominci a diventare veramente, veramente antipatica, si risolva, perché sennò poi diamo un'impressione di schizofrenia dal punto di vista amministrativo. Leggiamo che si parla di vaccinare i cinquantenni e i quarantenni e ancora non si è fatta la fascia di età superiore. Per cui credo che sia ora davvero, davvero di partire per evitare anche, come dire, l'aspetto non bello sicuramente dal punto di vista dell'immagine della nostra regione, che dei tifernati debbano andare in Toscana per fare il vaccino, perché lì i vaccini ci sono e qui no.